Anche la musica 2.0 all'Internet Festival, Toscana Musica e X-Wide hanno proposto tre serate dedicate all'approfondimento su musiche web. Al Cinema Lumière di Pisa, a ingresso gratuito, tre progetti musicali che sono nati grazie alle nuove tecnologie. Giovedì ha aperto le danze Paolo Angeli, visionario creativo dell'avant-garde jazz. Il musicista di fama mondiale coniuga nelle sue performance tradizione sarda, post-rock e il minimalismo della scena americana. Per tradurre in musica le sue idee, Angeli ha sviluppato un modello di chitarra unico, uno strumento a 18 corde, un mix tra chitarra, violoncello e batteria, con un suono così unico che ha sedotto anche il chitarrista Pat Metheny. Venerdì è approdato al Pisa il quartetto norvegese d'eccezione formato dal trombettista Arve Eriksen, uno dei pesi massimi della musica contemporanea, e dal performer elettronico, padre del live remix, Jang Bang. Proprio in questi giorni è atteso il nuovo album Place of Worship, in cui il musicista norvegese unisce la filosofia nordica alla spiritualità giapponese in una ricerca che ha un respiro internazionale. Infine, sabato 12, spazio allo Ska Jazz di Luigi De Gasperi, aka Mr. T-Bone, e al suo progetto discografico Online, una miscela di ritmi giamaicani, swing e rock and roll. Il disco è nato durante il tour in giro per il mondo e le mille connessioni con i musicisti incontrati strada facendo. La rete ha reso tecnicamente possibile far suonare insieme 60 persone, divise in 9 band e 11 ospiti internazionali. Skype, Dropbox, videoconferenze e cartelle condivise sono stati gli strumenti che hanno reso possibile comunicare a distanze lontanissime.